Un fuoristrada travolge nello stato indiano dell'Uttar Pradesh un assembramento di agricoltori, uccidendone quattro. Il veicolo era di proprietà del figlio del sottosegretario all'agricoltura del governo conservatore, che però precisa: non c'era mio figlio alla guida di quell'auto. La folla avrebbe poi bruciato il 4x4 e ucciso tre dei suoi occupanti. Arrestata anche Priyanka Gandhi, figlia della presidente del partito del congresso Sonia Gandhi, che voleva partecipare alle esequie. E per ragioni di sicurezza le autorità hanno sospeso l'uso di internet e chiuso le scuole. È un insulto agli agricoltori morti. E poi perché hanno arrestato Priyanka Gandhi? Solo perché voleva protestare? È illegale, dice questa politica locale del partito del congresso. Secondo le cifre ufficiali, le 24 ore di scontri nell'Uttar Pradesh hanno provocato 9 morti. Malgrado le proteste dei coltivatori, il partito nazionalista indù del premier Narendra Modi non intende fare marcia indietro sul progetto di liberalizzazione della terra, che secondo l'opposizione impoverirebbe milioni di contadini.